ci sono tante parecchie combinazioni per l'ultima giornata di campionato che restituirebbero o un Teramo Palermo o un Palermo Teramo, il che per te inevitabilmente sarebbe una partita particolare. Sì, è una bella partita, cioè è bello sempre giocare con le ex squadre, comunque far vedere che ti hanno cresciuto e magari in un certo senso ti hanno perso, ma magari non per colpa loro, e comunque è anche una cosa per me, non per il Palermo, ma comunque per farmi vedere e aiutare la squadra, quindi sì, è una bella partita. Hai quasi un qualche rimpianto per te sul piano fisico, qualcosa? Dimmi. Uno fisso c'è, dai, la gamba che mi ha abbandonato per 2 mesetti, però diciamo che abbiamo ripreso mano e speriamo che non succeda più. Ci volevano questi 60-70 minuti, quanto 68, qualcosa del genere. Ci volevano comunque, no, arrabbiato no, perché comunque è entrato il mio compagno che aveva più forze per dare quel coso che serviva negli ultimi minuti. Io sì, sto bene, si è visto anche le ultime 2 settimane che comunque sono rientrato bene, anche negli allenamenti sto bene. Sì, ci sono i playoff che comunque voglio dare tutto, prima però del playoff c'è l'ultima partita che comunque sono 3 punti importantissimi. Noi crediamo fino al settimo posto e c'è comunque una buona percentuale che possiamo arrivare. Comunque il Francavilla non penso che regalano 3 punti così facile. Comunque ci saranno dei ragazzi che combatteranno fino alla fine e comunque sono gli ultimi 90 minuti della stagione e penso che si vorranno far vedere. E quindi cioè, noi, cioè, o almeno io penso, cioè, spero che arriviamo, che succeda il miracolo, che comunque, non miracolo, ma comunque succeda qualcosa, che possiamo arrivare settimi, ottavi, che ci dà una mano in più.